Quella notte coricati da sola e non lasciare che la balia riposi accanto a te. Prendi quella polvere e una volta nel tuo letto sciogli tutto in un bicchiere d'acqua e poi bevi la mistura che contiene tutta, così quando lo sposo di mattina verrà per farti alzare tu sarai morta. Allora, secondo le nostre usanze, vestita dei tuoi abiti migliori, a bara aperta, verrai trasportata nell'antica cripta dei capelli. Nel frattempo io scriverò a Romeo del nostro piano e quando verrà io e lui aspetteremo che tu ti svegli e quella notte stessa Romeo ti porterà con lui a Mantova. Riccardo ha detto che il teatro permette un'esperienza mistica esaltante ma senza l'uso di droghe, no? Questo è un bellissimo spot contro la droga rivolto ai giovani, no? Andrebbe veramente enfatizzato, anche se in realtà forse andando al di là del teatro è proprio quel tipo di amore che diventa dedizione, sacrificio, mare, no? Ad essere, a creare qualcosa di mistico, di esaltante, no? E di non artificiale. Sì, sì, c'è alla base... Intanto le endorfine che produci stando a teatro, perché poi mi sono anche reso conto, avevo fatto teatro e però erano 5-6 anni che non facevo nulla a teatro, mi sono reso conto di quanto veramente proprio fisicamente sia impegnativo, però ho provato in alcuni momenti veramente la sensazione di essere preso da una forza che non controllavo. Questa cosa qui veramente, mi è capitato di utilizzare le droghe nella mia vita e devo dire che quella battuta così che ho fatto, quindi la dico con cognizione di causa. Ecco. Cosa che hai vissuto sulla tua pelle, sì. Per cui... puoi dirla forte, nel senso puoi riconoscere questa differenza che c'è, perché questa poi è un'energia tra l'artificio e la verità, no? Esatto. Che non ha scorie e che non lascia scorie, quindi soprattutto è autentica le endorfine, certo. Che produci, la serotonina che entra nel tuo cervello. Vai via, pensa a questi morti, permetti loro di farti paura, per il cielo è contro me che mi sono armato. Giulietta, la tua bellezza rende questa cripta una sala pestosa e luminosa. Capita spesso che un uomo in punto di morte sia felice e chi vi assiste dice che questo è il lampo della morte. Ma come faccio io a chiamarlo lampo? Senti, cosa vorresti che i giovani, o comunque anche tutta la gente che riempie il teatro, si portassero la sera dietro dopo queste 3 ore e mezza di spettacolo? In particolare, cosa ti piacerebbe che rimanesse dentro di loro? Senti, la sensazione che provo io quasi ogni sera a fine spettacolo e mi sembra, guardando negli occhi di alcune persone che poi vengono a salutarmi o delle persone che riesco a vedere in prima fila, non tutti, però alcuni, mi sembra che ci sia quella grande compassione per se stessi e per gli altri, per la vita. Io ho come l'impressione tutte le volte che finisce lo spettacolo di rivedere... È una compressione proprio cosmica, universale. Rivedere la mia vita, mi alzo, lo spettacolo finisce, parte la musica, guardo il pubblico e mi sento prendere da questa energia in cui vedo tutta la mia vita passata, tutta la mia vita futura. È una sensazione veramente che non riesco a spiegare, però è come se veramente l'unica cosa che il mio corpo riesce a fare per sopportare questa energia potentissima è piangere, è la commozione, ma è soltanto una reazione fisica. Vieni qui, guida mare nauseabonda, si
schianta e distruggi la tua nave stanca. Pilota disperato. A te, amore mio. Tu hai detto che la cosa più difficile è non recitare. Sei riuscito nel corso di questa intervista a non recitare? A tratti. Capuleti, Montecchi, avete visto com'è stato punito il vostro odio? I vostri figli sono morti d'amore. Per chiudere una nota di leggerezza, visto che abbiamo aperto insomma parlando di mistico, mistero, tacere, compassione, insomma, iubris, ecco, io direi che insomma alla fine, in finale, vi pagano per giocare, no? Certo, non bisogna mai dimenticarselo questo, per sdrammatizzare un pochino.